Sono il più vecchio espositore, dalla prima a fino a stamani che l'ho fatto tutto. Io la conosco, però la gastronomia mettila insieme a noi, non va bene. Vogliono puntare sulla fiera e poi la levi proprio il mese di dicembre, cioè voglio dire che è la prima domenica e poi dopo diciamo il lavoro si rallenta perché dopo si va sotto le feste e la gente è normale, no? Lamentele e posti vuoti, il clima non è per nulla positivo alla Fiera Antiquaria di Arezzo edizione di ottobre, anche se comunque ci sono alcune voci in controtendenza, alcuni antiquari che sono comunque contenti di come sta andando. La concomitanza indubbiamente con la Fiera di Parma è diciamo, una delle motivazioni più importanti del fatto che ci sono molti posti vuoti, ma noi ci siamo concentrati non tanto su questo quanto proprio sul malessere ormai insomma latente della manifestazione e anche sull'idea dell'assessore al commercio Marcello Comanducci di fare diciamo convivere i mercatini internazionali dei sapori e la fiera di dicembre. Sentiamo quali sono le opinioni degli antiquari e degli espositori. Quando uno prende prima di prendere una decisione, consulta e sente, se non va bene torna indietro, quello è buon politico. Il cattivo politico è quello che prende l'iniziativa senza dire niente al Siete cittadino. Siete stati coinvolti? Io non sapevo nulla, ho saputo che c'è stata una riunione, ma manda una lettera perlomeno, niente. Il sentore di solito, stranamente, quando c'è Parma c'è più traffico del solito, anche se ci sono parecchi spazi vuoti, quindi si spera. Il DURC, ci sono quelli che non ce la facevano a pagare i contributi INPS e quindi non pagavano il DURC. Io sono a posto. Comunque il mercato tiene, secondo lei? Sì, tiene. Io spero che tenga ancora per 2 anni, poi sono a posto con la pensione. La gente compra o non compra? Non compra. Come mai, secondo lei? Non lo so. Non so dare una spiegazione. Qualche altro mercato funziona meglio di qui. Tipo? Luca? Firenze? Per me va abbastanza bene, diciamo funziona. Sì, noi siamo contenti, diciamo, veramente. Sì. Veniamo da Montecatini Terme. Secondo me l'importante è portare gli oggetti giusti al prezzo giusto, questo è un po' anche il segreto per vendere. Io so dare lezioni e penso che è sbagliato. E mangiare con la fiera non c'è che vedere. La fiera è un po' malata, ma è malato tutto il mondo. Non c'è colpa la fiera. Ivan Bruschi è stata la persona più in gamba che adesso aveva avuto. Ci ha comprato tutti gli ombrelloni, si pagavano 10.000 lire al mese. Qualche banco veniva a Parino, non aveva soldi per andare via, veniva lui, gli pagava la roba e gli diceva un ritorno però, Però gli dava soldi per andare via. Veniva la domenica, veniva, girava tutti i banchi e diceva come va? Lavorate, io non vedo nessuno. Io il sindaco lo conosco, il suo povero babbo, amico. Io l'ho mai visto, insomma, chi è? Assessori, qualcuno che domanda, alla Fiera Pane, passa uno del comune, dice come è? Lavorate. Se non venite telefonate 3 giorni prima, se no si cava a posto. Passa un bici. Oh, che la roba da noi, portala via. E via. Però la gastronomia, ne dice un esperto, uno birbante parecchio. La gastronomia con la fiera antica, non la mischia.